Sì, è partita. Bene. Ecco, noi viviamo in questo mondo di flusso, no? Dove tutto scorre, 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 va via, va via, va via, va via. E a volte ci dimentichiamo che qualche volta quello che facciamo avremo anche il piacere di lasciarlo, di restare. E quindi succede, no? Che ti colleghi, fai un flusso, uno streaming che viene messo nel flusso, però non premi rec. Perché in realtà questo è una conseguenza psicologica del fatto che sei talmente abituato ad aggiungere acqua nel torrente del flusso che ti dimentichi che qualche volta ti piacerebbe un bel laghetto, uno stagno, un lago dove poter conservare magari qualcosa, conservare per poterla rivedere, per poterla trasmettere diversamente. Invece questo flusso macina, 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 macina. Ecco, noi ogni tanto dovremmo premere rec nella nostra vita, premere il tasto di registrazione e decidere che quella cosa deve restare, che poi magari può essere rielaborata dopo, non è detto che debba finire nel flusso e quindi dimenticata. Tutti i social media che voi utilizzate, che noi utilizziamo, io non li uso tutti, ma ci proviamo, sono sempre concepiti con il concetto del flusso, del divenire continuo, il divenire continuo. Perché ragazzi? E ragazze, parliamoci chiaro, il divenire continuo è fantastico, è sempre stimolante, ma ha un problema, non vi fa pensare, non vi fa riflettere, non vi fa rimuginare sul passato, perché tanto c'è sempre un futuro che arriva e diventa presente, un futuro che preme, 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 preme e diventa presente. Allora, quello di cui parleremo oggi è il futuro della televisione. Che cos'è la televisione? Come funziona? Perché la televisione è cambiata, come è cambiata, dove sta andando, dov'è ora, dove sta andando, dove andrà. Estremamente importante, perché crediamo tutti di sapere, no? E perché pensiamo di aver intuito le tendenze, le cose dove stanno andando e non ci fermiamo a riflettere che forse le cose potrebbero anche essere andate altrove. Potrebbero stare andando altrove. Allora, in un momento totalmente anacronistico, da un certo punto di vista, in un approccio totalmente anacronistico, noi diremo la televisione non è morta. Cosa vuol dire televisione? Parliamo del televisore? No, non è il televisore. Di che cosa stiamo parlando? Parliamo del concetto di prodotto televisivo. Qual è il concetto di prodotto televisivo? Vi faccio un esempio pratico. Se io ho una piattaforma diciamo, dove ho dei canali televisivi, no? E questi programmi che vengono prodotti da questi programmi televisivi vengono caricati su questa piattaforma. Io oggi ero fuori, torno a casa e voglio vedere il telegiornale delle 8 che non ho visto, ok? Oppure voglio vedere diciamo, il documentario su un certo argomento che mi sono perso. Un tempo io lo registravo, perché sapevo che sarebbe andato in onda e sapevo che io non ci sarei stato, lo registravo e poi me lo riguardavo a casa. Era in qualche modo, no, una forma di piattaforma cosiddetta play, no? Per poter rivedere le cose che hai registrato. Allora, ascoltiamo bene perché è importante. Questo telegiornale che io mi sto guardando, nel momento in cui sono tornato a casa, quindi è stato registrato prima, non era in diretta, era registrato prima, viene trasmesso in un certo momento, in diretta non importa, viene trasmesso e poi viene registrato e io me lo riguardo. Domanda è televisione, o è qualcos'altro? Se io voglio andare, vado su una piattaforma tipo Netflix, tipo Amazon, tipo Chili, eccetera, dove ho miliardi di film e me li guardo sul mio televisore, sto facendo televisione o qualcos'altro? Tutti istintivamente potremmo dire che sicuramente il telegiornale è televisione, perché l'ho preso da un programma televisivo e poi l'ho riguardato. Mentre potremmo dire che probabilmente le serie TV, i film in queste piattaforme sono un confine tra televisione e cinema. Ma chi lo sa? Bene, la risposta è no. In nessuno dei due casi stiamo parlando di televisione. Direi, ma come? Il telegiornale è televisione? Sì, è televisione fin tanto che è appoggiato a un flusso, ok? Cioè,
La televisione funziona soltanto in un momento, funziona solo in un caso, funziona nel momento in cui io accendo il televisore e fruisco di quello che in quel momento quel canale mi sta trasmettendo. Cioè, sto guardando un palinsesto, sapete cos'è? Cioè, è il menu, no? Che con le portate predefinito, no? Che dice che tu ad un certo punto della tua giornata, da quest'ora a quest'ora, mangerai quel piatto, ok? Tu, cittadino, utente della televisione, puoi dire io a quell'ora quel piatto non lo voglio vedere, oppure vediamo com'è, oppure wow, non me lo perdo, cascasse il mondo. Ok, in quel momento se io mi fermo, mi metto davanti al televisore e guardo quel programma televisivo nel momento in cui sta andando in onda, è televisione classica, tradizionale, allo stato puro, d'accordo? Perché vuol dire che io ho fatto un patto tra colui che produce, crea, organizza il palinsesto, cioè decide qual è la sequenza, e me che sono il fruitore, quindi c'è una relazione diretta. La relazione si affievolisce quando io ho la possibilità di registrare i programmi che vengono trasmessi dal palinsesto e di rivederli quando voglio io, dove voglio io, quindi sul telefonino, sull'iPad, sullo schermo, sul computer, dovunque sia, posso rivederlo quando dico io. Ecco, in un certo senso, sì, stiamo prendendo un programma televisivo, ma non stiamo più guardando la televisione, perché la televisione intrinsecamente ha senso e si può definire tale solo quando è un flusso. Infatti, cosa hanno fatto? Hanno inventato le repliche. Cosa sono le repliche? Le repliche sono sostanzialmente delle ripetizioni di un programma in determinate fasce orarie diverse da quella, da quelle, diciamo, dove il programma originariamente era stato previsto. Perché? Per dare la possibilità alle persone di rivederla. Ecco, nel momento in cui noi fruiamo, badate bene, fruiamo di questi contenuti al di fuori del palinsesto previsto, e quindi non durante le repliche, non durante l'orario stabilito, sì, forse stiamo facendo televisione, ma stiamo in qualche modo ibridizzando il concetto di televisione. Qual è l'altra caratteristica della televisione, diciamo, tradizionale? La non interattività, cioè, in un certo senso, noi non possiamo interagire con la televisione, ma esiste il telefono. Quindi con il telefono abbiamo introdotto la possibilità, in uno spettacolo ovviamente in diretta, di intervenire durante lo spettacolo direttamente nella televisione, nel programma televisivo. Wow! Ora la chat, tweet, quelli vari social con cui noi interagiamo sono strumenti di interazione più moderni rispetto al telefono, ma sono strumenti di interazione. Quindi la televisione non è detto che sia solo unidirezionale, cioè io produco un contenuto e tu lo fruisci. Puoi anche interagire con me. Se il programma lo prevede, se sono in diretta, io posso avere una televisione interattiva. Posso avere una televisione interattiva anche attraverso l'uso di questi social. Posso avere una televisione interattiva, badate bene, attraverso un'applicazione dedicata a quel programma. Quindi io posso interagire con il singolo programma. Io questa idea l'ho presentata recentemente alla nostra televisione nel 2014 e ovviamente è un'idea che sta prendendo piede. Perché? Perché in effetti, perché usare dei social di terzi quando noi televisione possiamo avere il nostro social? Con le nostre persone, con il nostro pubblico di cui conosciamo le informazioni. Questo ancora nessuno ci ha pensato di farlo, o lo si sta facendo in maniera ibrida o parziale. Bene, io dico facciamolo, portiamolo avanti, io so come farlo e vi aiuterò. Come? Creando un'interazione diretta, quindi una socializzazione intorno al programma televisivo, una socializzazione intorno alla televisione. Ok? E socializzazione che permette una interazione. Quindi io posso dialogare con il mio pubblico attraverso un'applicazione che ho creato io, che permette di interagire con il pubblico come voglio io.
Ok, prima si faceva con i messaggini, con gli SMS, con tutta una serie di piattaforme. Idealmente questo concetto dell'interazione era già nell'aria da tanto tempo, però non è stato mai strutturato ed ancora c'è tempo per farlo. Allora, quindi noi abbiamo il canale televisivo che può essere interattivo, quindi non è detto che sia unidirezionale, ma per funzionare, per essere chiamato televisione, ha bisogno di un requisito fondamentale. Deve essere un flusso dove non si può andare avanti e tornare indietro. Non si può cambiare il flusso. Questo è l'elemento che differenzia un prodotto televisivo da tutti gli altri prodotti. Nel momento in cui a me persona è data la possibilità di tornare indietro, fermare o andare avanti, non sto più facendo televisione. Voi direte, che cavolata è questa? E in realtà è così. Allora, perché la televisione è importante? Perché la televisione non è morta. Perché? Permette di stabilire, diciamo, dall'esterno, quindi gli autori della televisione, permette di stabilire cosa, secondo gli autori, le persone dovrebbero vedere in determinati momenti. Okay? E proprio perché non si può né fermare, né mandare avanti, né tornare indietro, i moderni televisori lo fanno, ma voi sapete che questa non è più televisione nel momento in cui lo fai, sì, è una cosa pratica, ma in qualche modo si ibridizza, no? Si vizia. Nel momento in cui tu non puoi farlo, hai una relazione con il canale televisivo e con il programma e con il contenuto e quindi con il palinsesto molto forte e molto importante. Perché noi oggi dovremmo ritornare al palinsesto? La libertà, io vado su YouTube, vado su Dailymotion, su Facebook, su internet, sui siti, ho tutte le nuove TV, adesso contro, sopra, sotto, eccetera, eccetera. Ci sono miliardi, milioni, migliaia di canali e di contenuti che noi possiamo prendere, siamo bombardati, cioè sui nostri televisori ci sono app con piattaforme da cui possiamo prendere contenuti infinite e questo ci dà un senso di potenza, di ah, wow, siamo liberi, 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 liberi. Non siamo liberi, soprattutto per una semplice ragione, che quando mi vengono date troppe possibilità succedono due cose. Uno, non ho il tempo per scegliere. Due, entro nel panico. Oddio, sono overwhelmed, come dicono gli inglesi, sono sommerso, schiacciato da questa offerta. Ebbene, il palinsesto mi permette di evitare questo. YouTube ci sta provando a fare televisione. Che cosa fa? Vi crea sulla destra un palinsesto teorico, cioè ti dice, vabbè, siccome tu hai visto questo, hai letto questo, sei iscritto a questi canali, forse ti piacerebbe vedere questi video in questa sequenza. E man mano che tu modifichi le tue ricerche, lui adegua, no, il flusso, eccetera, eccetera. Ovviamente io magari mi sto vedendo un video di Jackal, ma siccome lui sa che io sono interessato alle questioni internazionali sulla Siria piuttosto che sul virus, dopo i Jackal mi mette un pallosissimo documentario sul conflitto siriano. Interessantissimo, ma in quel momento io voglio divertirmi, quindi lui non sa nulla del mio mood, no? E io neanche glielo posso dire guarda, sono allegro, ho voglia di cose divertenti. Non c'è questa possibilità, non c'è, perché fondamentalmente le macchine, no? Le macchine dei grandi dati, quindi tra appunto di cui Twitter, YouTube, Facebook sono degli esempi, non sono abbastanza intelligenti, non sono realmente dalla nostra parte, non ci permettono di esprimere la nostra personalità, semplicemente ci fanno credere che loro capiscano meglio di noi di che cosa stiamo parlando e che cosa stiamo facendo. Quindi la televisione è una cosa assolutamente diversa. La televisione è uno strumento che permette di dire a qualcun altro: io ti delego per creare un contenuto, un palinsesto, una sequenza di cose che secondo te a me farebbe piacere vedere. O al contrario, che è ancora meglio, io ti creo un canale che ti dà questo palinsesto, perché noi riteniamo che queste siano le cose da sapere. Poi tu decidi, mi interessa e quindi guardo quel canale, o non mi interessa, quindi non guardo quel canale. Ma sai che in quel canale c'è una strategia.
perché tu vai in un ristorante di lusso e prendi le 7 portate predefinite? Perché accetti che loro ti mettano il pacchetto vini abbinati alle portate? Perché lo fai? Non sarebbe meglio avere un mega menu di 70 pagine in cui scegliere quello che vuoi? No, non è la stessa cosa. Tu vai in quel ristorante 2 stelle Michelin e ti prendi il menu da 150 euro a persona più 50-80 di vini, perché lo fai? Perché ti fidi. Perché tu sai che per quanto tu possa essere bravo a scegliere, non sarà mai abbastanza bravo per abbinare le cose come le hanno pensate loro. E quindi ti fidi. Allora firmi un contratto con il ristorante, cioè accetti il palinsesto. E gli dici, non ne voglio sapere nulla. Ok, ho le allergie, avete capito? Queste sono le mie allergie. Finita, fate voi. E quindi mi rilasso e mi prendo il meraviglioso palinsesto che il ristorante mi offre. Perché non facciamo lo stesso con la televisione? Perché non ritorniamo a credere che un canale televisivo possa, anzi debba, avere un palinsesto? Perché non abbiamo abbastanza fiducia in noi stessi e crediamo che seguire il flusso sia la via giusta. Non è così. Non è così. Perché io avrei tantissimo bisogno di un palinsesto. Io sarei felice se sapessi che di una persona di cui mi fido e mi devo fidare, quindi questa persona deve aver conquistato la mia fiducia, magari con 1000 video on demand, no? D'accordo? O con 1000 dirette improvvisate. Però questa persona, questo gruppo di persone, questo soggetto ha dei contenuti, ha un'idea in testa e produce un palinsesto che io voglio vederlo. Io accendo il palinsesto e vivo la mia giornata con la sequenza di contenuti che in quel momento io ho. Io ho creato un'app, per esempio, che permette di fare questo, cioè permette di dire sono serio, sono complottista, sono antisistema, sono pro-sistema, mi voglio divertire, voglio stimolare, voglio fare 4 risate, voglio piangere, voglio ridere. Io devo poter decidere, in base al mio umore del momento, quale palinsesto io voglio vedere. Ok? Questo è estremamente importante. Io devo poter ritornare a una televisione che può anche essere interattiva, può essere tutto quello che vuoi, ma deve essere concepita per funzionare, ok? In modo che qualcuno stia scrivendo un palinsesto. Ecco, quello su cui noi stiamo lavorando adesso è di creare una nuova televisione, un nuovo canale televisivo o una serie di canali televisivi che riportino in auge il palinsesto. E vi lasciano al mondo dell'on demand, al mondo del caos, al mondo dell'anarchia più totale o al mondo di quello che gli algoritmi dei big data vi fanno credere di essere liberi di decidere. Noi no. Noi vi creeremo un palinsesto e ve lo creeremo in modo tale che voi sarete in grado, okay, di capire, di pensare, di riflettere, di approfondire, di ridere, di scherzare, di amare, di piangere, tutto quello che sarà secondo qualcuno che ha fatto questo lavoro per voi. E voi potrete dire mi piace o non mi piace, scelgo questo o quest'altro oppure niente. Questa è la televisione. A presto.